Si vide sveglio e levato alla luce dell'alba, mentre pensava con disperazione all'avvicinarsi di un nuovo giorno. Vide la spaventosa agonia del suo essere mentre la droga perdeva forza, lasciando il suo corpo contratto da spasimi di dolore puro. La sua testa sembrava gonfiarsi come fosse sul punto d'esplodere. Il suo cervello in dissoluzione, assediato dagli incubi, sembrava dilatarsi all'interno del cranio, sino al punto di volerne spezzare le ossa. Fu spettatore del suo vagare frenetico nella sala deserta, dei folli spasimi di grottesca agonia che lo spinsero a strapparsi i capelli, a schiumare dalla bocca come un epilettico e gridare orribilmente mentre si artigliava le tempie con le dita. Una nebbia incandescente di dolore lo gettò sul pavimento in preda a sussulti, e poi gli sembrò, nella sua coscienza di sogno, di essere preso da una smania invincibile di liberarsi dal suo tormento ad ogni costo e di fuggire dal suo inferno vivente verso quello che attende i morti. Nella sua follia, maledisse il libro e i suoi avvertimenti, maledisse lo spettrale fiore di loto e la sua essenza, maledisse se stesso e il suo dolore. E quando il morso della tortura si affondò più vicino alle radici della sua sanità mentale, vide se stesso condurre il corpo rigido, contratto, verso il balcone esterno del suo palazzo deserto. E con uno spasimo d'agonia più grande di quanto il suo spirito potesse sopportare, rizzarsi lentamente contro la ringhiera. Nel frattempo, la sua testa si dilatava e si gonfiava sino a proporzioni mostruose, incredibili, esplodendo infine in una orribile massa di putrefazione grigia e scarlatta, dalla quale si levava il profumo stupefacente del loto nero. Poi, con un solo grido scomposto di orrore e disperazione, si piegò sul balcone e rotolò giù per schiacciarsi sul cortile in una rossa follia. Buonasera. Buonasera a tutti, belli e brutti. Come state? Spero stiate tutti quanti bene. Matteo, maledetto, come hai osato anche solo dimenticarti di questa live che quasi stavo facendo per te? Che leggevo a Lovecraft, l'incubo, il miscellanea, collaborazioni, il loto nero. Sì, se lava, tranquillo, ti faccio vedere queste due cazzatine e poi si scappa. E comunque, Matteo, questo pezzo che ho letto oggi è il testo a piacere che ho fatto al professore di dizione. Devo ricordarmi, venne in fase di editing, dovesse servirti questa cosa in futuro, è pagina 522. Perfetto. Devo mettere via Lovecraft. Lo metterò qua. Però Lovecraft ci sta. Siamo anche in tema con la serata. Come reply? No, no, che palle. Ci siete? Sembra essere ritornato tutto. Credo che sia ritornato tutto. Ok, perfetto, perfetto. Ah. Allora. Pre-live, pre-live. Buonasera, signore e signori. C'è tutto. Spero che non ci siano altri crolli, spero. Comunque, devo farvi vedere la meraviglia che ho realizzato. Alula, alula. Devo farvi vedere questa meraviglia che io ho creato, cazzo. Allora, dov'è? Cattura finestra. Cattura finestra 5. No, non questo. Questo? Non la prende. Che palle, non lo prende. Allora si fa così, direttamente. Fammi spostare la chat di qua. Gioco intero. No, no, che palle. Ragazzi, io spero che lo vediate. Questo è un capolavoro. Ho creato questo cazzo di capolavoro e non riesco a smettere di guardarlo. Ditemi che lo vedete, vi prego. Bellino, è bellissimo, non ce la faccio. È meraviglioso. Che poi il fun fact è che io ho sognato questa roba. Io questa roba l'ho sognata.
Selava, spero che tu sia ancora sveglio perché questa è la cazzata che volevo farti vedere. Si sta sculettando e tutto questo è perché. Dove sta la bozza originale? Il twerking, più o meno. Perché io mi era capitato di fare questo sogno completamente folle dove. Si fa prima a dire cosa non succedeva in quel sogno. E in tutti i vari segmenti, questi cosi non ci staranno mai dove devono stare, però possono stare qui. La mia gola. In tutti i segmenti di sogno c'era anche questo frame dove c'era questa città a cui io ho preso un'immagine da Google e gli ho dato un po' di effetti smerigliato, acquerello, quel che è per farla più stilizzata, per farla più confusa, per rappresentare come era nel mio sogno. C'era questa collina che proveniva più da un gioco RPG, ho rubato il design da Finding Paradise, e c'era questo scheletro re, il re di tutto, all'interno del sogno lui era il re di tutto, che osservava questa città da lontano. E accanto c'era questo Temmie che sculettava a caso. C'era questo Temmie che sculettava a caso. C'è una zanzara qui sopra. Spero che muoia in fretta. Però è bellissimo, cioè. Guarda, è un capolavoro. Ragazzi, cioè io. Questa cosa. Devo diventare a tutti i costi affiliato di Twitch per avercelo come emote. Ragazzi, appena divento affiliato Twitch, questa cosa. È la prima emote personalizzata che metto. È bellissimo. Non so con che scopo lo utilizzeremo, però lo amo. Lo amo, è un capolavoro. Non puoi crearne. Potrei farlo di crearla su Better Twitch TV, però non adesso. Non adesso. Però ti giuro, è bellissimo. Più lo guardo e più me ne innamoro. Lo so, non è esattamente così che funziona l'animazione tradizionale, però per essere un collage di 9 fotogrammi da mettere su Instagram fatto su Photoshop, penso che vada più che bene. Non metto in dubbio che fai sogni così, ma ora voglio entrare nel tuo cervello e scoprire cosa ci vive. Una mia amica che riesce a fare reality shifting. Mi dice che se riesco a imparare il reality shifting e di conseguenza a masterare i sogni lucidi divento Dio. Ti giuro, se io riesco a fare sogni lucidi nella mia vita un giorno esplodo. Letteralmente non sto aspettando altro, i sogni lucidi sono l'unica cosa che voglio fare. Però questo Temmie che sculetta è la cosa più bella che io potessi mai creare, assolutamente. E la stessa amica domani dovrebbe mettere su TikTok, con la mia autorizzazione, il mio video della Clover Dance, in modo che forse mettendolo su TikTok può diventare più virale. Ragazzi, io pretendo che gli sviluppatori di Undertale Yellow. Sì, io pretendo che gli sviluppatori di Undertale Yellow arrivino a vedere il mio video della Clover Dance, che potrebbe non ironicamente essere. Cioè, potrei non ironicamente essere il primo al mondo ad avere una documentazione ufficiale in video di me che ballo la Clover Dance vestito da Clover. Potrei essere a tutti gli effetti il primo al mondo. Poi sì, va bene, l'internet esiste come riciclone di cose. Però se qualcuno dovesse mettere in dubbio la mia onestà. Ho il video originale postato su YouTube 2 giorni prima e poi ho i video su Instagram postati un mese prima. Penso che basti come prova. Insomma, ragazzi, io mi piange il cuore, però dobbiamo abbandonare questo Temmie sculettoso. Lo dobbiamo abbandonare, però troverò il modo di renderlo una emote. Ne troverò assolutamente il modo perché è bellissimo. Non posso vivere senza. Quindi, ok, è quella persona che mi scrive lì. The Last Door Season 2. Apriamolo. Gioco. Magari prima deve aprirsi. Ah, sì. Aioi.
È vero, prima deve fare così. Non salvare, aspetta. Ok, forse ora l'ha presa. Perfetto. Ok. Se non ricordo male, noi stavamo all'episodio all'inizio dell'episodio 3. Avevamo finito l'episodio 2 e dovevamo iniziare il 3, se non erro. Ci siamo, ci siamo. Perfetto. Voglio vedere se riesco a fare una cosa. Aspetta, aspetta. Fammi vedere se riesco a fare una cosa. Cattura finestra. Ecco, il problema è che se gliela prendo così non lo fa. Perché così non la prende la finestra di Tammy. Cosa mi invento? Faccio così. Però poi non cattura. Oi oi oi, questo è un problema. Perché volevo riuscire a mettere il Temmie nell'angolino, ma mi sa che non lo posso fare in questa maniera. Forse se apro con qualcosa di diverso. Fammi vedere se riesco a apri con. No, con Paint non me lo farà fare. Scegli un'altra app, cosa c'è? Si può aprire le GIF con VLC? Ah no, ma VLC non fa cattura finestra. Si può aprire con Firefox. Ok, aspetta. Fammi vedere. Aspetta, aspetta, ce la facciamo. Ok. Aspettate, aspettate, ci sono. La faccio. Ok. Ok, perfetto. Ok. Fra un attimino avremo tutto pronto. Ok, ora possiamo partire con stile. Possiamo andare avanti. Continua. Ah, Matteo, indovina quale enigma da merda. Sicuramente il punto dove io ho il mouse è completamente casuale. Comunque, episodio 3. Domanda, com'è la musica? Com'è la musica rispetto alla mia voce? Ok. Negli episodi precedenti di The Last Door. Data la necessità di comprendere le ragioni della misteriosa scomparsa del paziente del dottor Wakefield, Jeremiah Davitt, il dottore e il suo collega John Kaufman si recarono presso la villa del professor Wright. Anni prima, Wright era stato il mentore di Kaufman in materia d'occulto, ma da allora soffre di un disturbo mentale che gli impedisce di ricordare. Madonna, il wall of text. Così scoprirono che le ricerche di Wright vennero finanziate dal Drammaturgo, un'organizzazione segreta capitanata da Alexandre Dupré. Mentre Kaufman era costretto a letto da un malanno improvviso, Wakefield si mise alla ricerca di tutti quegli indizi che l'eccentrico professor Wright si era lasciato alle spalle. Questi lo condussero alla soglia di un oscuro labirinto sotterraneo. C'era qualcosa ad attenderlo laggiù.
vivo, ma imprigionato nella caverna. Nella camera più remota del tunnel, Wakefield incontrò lo spaventoso risultato dell'ultimo esperimento del professor Wright, il tentativo di attraversare l'ultima porta utilizzando la paura come chiave d'accesso. Per 3 giorni dovrai aspettare. Quanto è passato dall'ultimo episodio? Credo non più di un mese. Solo in mezzo a quelle pietre morte. Ma io me lo ricordo cos'è successo. Solo a quel punto sarai pronto. Buonasera. Per completare il tuo viaggio, Mr. Ashdown. Sulla scrivania. Tutte le volte la sedia va per i cazzi suoi, vi giuro. Fatemi vedere quanta roba avete. Aspettate, appena c'è un momento di pausa, guardo quanta roba avete spammato. No, non si vede il Kirby Dance perché a volte si vede, a volte no. Quanta roba avete spammato. Quanto avete spammato. Dio santo, vi voglio benissimo. Vi voglio un sacco bene. Credo di ricordare. Il suo grido terribile. Ma non era un grido d'animale. Aveva qualcosa di umano. Un grido disperato che implorava il perdono. Aspettate. Effettivamente il volume ve l'ho lasciato alto. Cacca addosso fatta. Mi sa che non eri sul cesso, Matteo. Però da quando è diventato Disc Eleven? È diventato Minecraft Disco 11. Mi hanno trovato sulla spiaggia, privo di sensi. Aggrappato al pezzo di legno che mi ha impedito di annegare. Quando finalmente mi sono svegliato, la lettera era sul tavolo che mi aspettava. Vabbè, dovevo farla. Meglio per te, Matteo.
Caro Wakefield, scrivo questa lettera nei miei ultimi momenti di lucidità. Non ho ricevuto vostre notizie da quando ho ripreso conoscenza, ma sono sicuro che presto tornerete con informazioni cruciali per la nostra indagine. Il coraggio che avete dimostrato di fronte alle ultime rivelazioni è degno della mia più sincera ammirazione. Devo chiedervi di dimostrare ancora il vostro coraggio. I dottori non sono stati in grado di determinare la causa della mia improvvisa malattia, né sono riusciti a trovarvi un rimedio. Non mi è rimasto molto tempo. Il mio più grande rimpianto è di dovervi lasciare solo davanti ai difficili compiti che vi attendono. Vi imploro di preservare, ora che siamo così vicini a trovare una risposta. Devo abbassare il volume perché è altissimo, voi come sentite? I documenti del professore erano pieni di erano pieni di riferimenti ad un luogo circondato da oscure leggende, il Cronemedan. Il Cronemedan. Un antico santuario sull'isola di Elimor. Il punto esatto del Cronemedon, ragazzi, lo pronuncerò sempre male. Del Cronemedan è sconosciuto. Devo abituarmi a dirlo bene. Perché se devo fare. Eli. Elis. Non lo so. Cronemeadan. 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 Devo saperlo dire bene. Ma il professore era convinto che i suoi segreti avrebbero potuto spiegare perché i suoi esperimenti si sono conclusi con risultati tanto disastrosi. Dovete trovare questo posto, amico mio. Cronemedan? Si legge così? Cronemedan, va bene, già meglio. Non c'è bisogno di ricordarvi di usare la massima discrezione. Ho piena fiducia in voi. Bro, per sempre vostro amico, John Kaufman. Ragazzi, Kaufman is no more. Kaufman is no more. La mia gola. Il titolo non è durato molto. Guarda, da una parte sono contento. Se fosse stato, andiamo a cercare lui, veramente avrei tirato un porcone. Io prego che anche questo capitolo non sia un enorme teasing. Per qualcosa è ancora meglio, perché sono già due capitoli che il gioco mi tisa. Non può essere tre. Quindi. Ah, cazzo, ma io non ho tolto il Temmy. Non ho tolto Temmy. Mi ero dimenticato, l'avevo lasciato lì, scusate. Lo lascio. Lo lascio, vabbè, lo lascio qui, però aspetta, fammelo mettere un po' più. O se lo mettessi. Qua. Secondo me ci sta bene qui in alto a sinistra, perché qui accanto a destra secondo me è troppo vicino alla webcam. Io lo lascerei qui in alto a sinistra. Va bene, se lava, buonanotte, vai pure, vai pure. Non sentirti obbligato a rimanere alzato così tanto fino a tardi. Vi lovo, però sono tranquillissimo. Ah, un bacione, vai pure a dormire e Claire e Alula ti salutano anche loro. Ti salutano anche loro. Ah. Beep, beep, beep. Ok. Ah. Il Temmy, devo farci un PNG. Non so se le animazioni funzionano in PNG. Quello non lo so, però intanto c'è il punto GIF. Te lo passo poi se lava. Guarda, aspetta, faccio una cosa molto molto buona. Te lo passo adesso su Telegram. Dove sta? Passato per ora la versione MP4, perché la versione GIF appare sgranata. La metto sul gruppo. Ho mandato la versione MP4 perché la GIF viene sgranata, non so come mai. Comunque, ora si gioca davvero.
Prova, Slava. Con la morte di Kaufman mi sentii perduto e la mia vita sembrava aver perso ogni parvenza di significato. Era come se il mio amico avesse scritto una lettera a una persona che non esisteva più. Passarono le settimane, forse i mesi. Non ho tenuto conto del tempo, ma venne il giorno in cui mi resi conto che non c'era nessun'altra possibilità. Per onorare la memoria del mio amico, dovevo continuare a cercare. Dovevo trovare Jeremiah David. Ovunque fosse. Riesco a vedere l'isola in lontananza. Elismore. Stagione 2, episodio 3. La riunione. Ed eccoci qua, l'isola di Elismore. Grazie infinite. Elismore. Secondo la lettera di Kaufman, il leggendario Cronemadan si trova qui. Come ha sottolineato Kaufman, devo usare la massima discrezione. Per quanto ne so, il drammaturgo mi sta guardando. Quando tornerete? Domattina alle prime luci dell'alba, probabilmente. Porterò le provviste e la posta. Come Ci vedremo domani, allora. preferite, dottor Wakefield. Ok, uguale. Salve, signore. Buonasera. Sì, Siete in visita? Spero che vi godiate la vostra permanenza qui. uguale. Buonasera, il mio nome è Wakefield, sono appena arrivato sull'isola. Allora dovreste parlare con Lord Donnan. Prego. Lord Donnan, dovreste vedervi con lui. Benvenuta a Lismore. Scusatemi. Uno straniero. Gli stranieri sono i benvenuti a Lismore. E come se lo sono? Ok, questi dicono tutti la stessa roba. Sembra che il cancello sia rotto da molto tempo. Un cartello che reca la scritta La saggezza del silenzio. Le finestre sono aperte e c'è una luce accesa. Una ruota abbandonata. C'è attaccato uno strano ingranaggio. Prendila. A giudicare dalla fattura dell'ingranaggio, sembra che appartenga a un meccanismo industriale piuttosto complesso, ma qualcuno ha cercato di incastrarlo in modo approssimativo in quella ruota rotta di bicicletta. Come ha fatto ad arrivare in un villaggio del genere? Pare che la ruota sia rimasta qui da un bel po' di tempo. Ingranaggio. Un ingranaggio industriale che ho trovato abbandonato nel villaggio. La grondaia non dice nulla. Quanto mi piace la pixel art di questo gioco. La porta è chiusa. Salve. Scusatemi, siete Mr. Wakefield? Sì. Lord Ho un messaggio per voi da Lord Donnan. Lord Donnan? Per il nostro nuovo ospite, Mr. Wakefield.
È tradizione di Elismore dare il benvenuto agli stranieri. Sarei onorato se voleste accettare questo invito ad unirvi a me nella villa per cena e per un po' di conversazione. Il vostro nuovo amico, Lord Donnan. Non so come fa la gente a odiarla. Non lo so. Il maniero dei Donnan. Ok. Oioi, questo posto sarà enorme. Sarà enorme questa città. Questa immagino sia la mappa. No. Dalle imposte forse, perché imposte sono cose che sono state imposte a qualcuno. Verbo imporre. Imposte, quindi. Giusto? OD8. Connessione alla chat. Matteo, che tu sappia, ho di 8 o ho di pero? 8 oppure? Vediamo tre cani. Credo che sia 8. Per le imposte. Se no, se è sempre imposte, allora stessa pronuncia ha due significati diversi. Visto, alla fine impariamo anche l'italiano a giocare The Last Door. È un gioco educativo. Educational game. Dalle imposte filtra un leggero odore di pesce e patate. Il pesce ha un odore vagamente marcio. Ah, Matteo, poi. Non mi hai mai spiegato il trucchetto per capire l'accento grave e l'accento acuto qual è? Sì, e io quella O che sembra una C specchiata, come la dovrei leggere? Fammela semplice, Matteo. 8 oppure? Ma non lo so come la dovrei leggere, quell'affare lì. Dimmi soltanto se è 8 oppure. Il cancello conduce al cimitero del villaggio. È chiuso a chiave. Open O, aperta. E come faccio a capire qual è la O aperta? È sicuramente una cosa che se fossimo dal vivo e tu me lo potessi dire sul momento, lo capirei subito. Imposta. Ok, quindi 8. Imposta. La porta è chiusa. Ok, questo immagino per andare alla mappa. Sì. Otturatore inizia con O chiusa. Otturatore. Quindi O è chiusa. Adobe Genuine Service Alert. L'app è stata disattivata. La tua app Adobe senza licenza è stata disattivata. Sostituiscila con app Adobe originali e risparmia fino al 40%. Sì, grazie, ma no. Grazie, ma no. Che coglioni. Che coglioni, Dio santo. Si fa odiare, eh. Si fa odiare. Che poi è tutto molto interessante. Peccato che posso istantaneamente bypassare questa cosa aprendo Photoshop staccando internet. Comunque. Bene, dottor Wakefield, siete qui in vacanza, quindi. Certo, sono venuto per godermi un po' di riposo, al riparo dalle tensioni della vita di città. Capisco. Beh, se cercate distrazioni,
Avete scelto il periodo giusto dell'anno. In questi giorni celebriamo una tradizione molto importante per la nostra gente. Qualcosa di unico. Lo chiamiamo il Festival della Riunione. Affascinante. Posso chiedervi come si svolge? Secondo la tradizione, per le prossime 3 notti, gli spiriti della riunione abbandoneranno i confini dell'altra parte e vagheranno sulle colline di Elysmore. Indosseremo maschere e costumi per fare in modo che gli spiriti non ci riconoscano e non ci facciano bersaglio dei loro dispetti. Avranno luogo anche certi rituali. Ma non voglio annoiarvi con i dettagli, avrete modo di vedere voi stesso. Ci sono due pannelli incisi sul muro. Sembrano antichi, ma non riesco a decifrarne il significato. Uguale. Carino il sound design, ho sentito il bicchierino di vetro. Se c'è una cosa che adoro è la cura nei dettagli, cazzo. Una grossa statua che rappresenta una persona. È stata così rovinata dal trascorrere del tempo che a malapena se ne distinguono i dettagli. Una miscela esotica di tè nero. Il pavimento è ornato da un mosaico peculiare. Raffigura due serpenti che si mordono a vicenda. E lui fuma. Quanto adoro il sound design, il rumore del bicchierino mentre lui lo prende, il rumore della pipa mentre lui fuma. Pannelli incisi. Quei pannelli sul muro raffigurano qualche tema della classicità, non riesco a distinguerlo. Sono i pannelli del primo re di Elysmore. Ai tempi dei druidi, adoravamo il grande dio Lugh e i nostri governava. E i nostri re governavano in modo giusto secondo le sue leggi. Matteo, sto avendo un effetto Mandela assurdo. Perché questa scena mi sembra di averla già vista? Sto avendo un enorme effetto Mandela. Ho un déjà vu, come lo vuoi dire, ma. Non lo so, sto avendo un déjà vu stranissimo. Magari è qualcosa di simile, ma che il mio cervello sta associando a questo. Ok, i nostri re governavano in modo giusto secondo le sue leggi. Quella statua è straordinaria. Posso chiedervi cosa rappresenta? Rappresenta Lugh l'Anfada, eroe e grande re delle nostre leggende. Ok. Mosaico con dei serpenti. Beh, non ho potuto fare a meno di notare quello splendido mosaico. Sembra essere antico. Lo è, anche se alcuni storici non sono d'accordo. Crediamo che questa villa sia stata costruita sopra i resti di un'antica villa romana. Nelle nostre tradizioni, il doppio serpente rappresenta una sentinella che ci protegge dalla terribile minaccia nascosta in lui stesso. Sì, va bene. Ho letto con un tono di voce che era orribile, ma perché ho letto il dialogo alla prima ed era su due pezzi di testo separati. Ce l'avessi avuto tutto diritto, avrei potuto farcela. Sembrate esperto del folklore di Elysmore. Mi piacerebbe molto conoscere nel dettaglio la storia dell'isola. È vero, a Elysmore siamo molto attaccati alle antiche tradizioni. Non abbiamo perso il contatto con loro, come è successo a quelli del continente. Ma non sono un esperto. Se siete veramente interessato, dovreste parlare con Miss Foster. Perdonate la mia indiscrezione, dottor Wakefield, ma voi vi considerate un uomo religioso? C'è stato un momento. Ma mi faccia il piacere! No, io avrei risposto no, perché è quello che risponderei io. Ma mettendomi nei panni di Wakefield, c'è stato qualche momento che ci ha fatto pensare che possa avere un minimo di religione lui? Non mi sembra che il gioco abbia fatto intuire qualcosa del genere. Perché
a questo punto posso rispondere tranquillamente no. Io gli dico di no. Decisamente no. Sembrate molto sicuro. Posso chiedervi come mai? Sono un uomo di scienza, la religione non significa nulla per me, non sono un uomo di fede. Cioè, fossi io, Wakefield, con la mia vita e il mio passato, la miglior risposta che potrei dare è non sono un uomo di fede. Mi fa cacare. No, Matteo. Cioè, io risponderei non sono un uomo di fede perché io personalmente ho smesso di credere per faccende personali e per vissuto personale. Sono un uomo di scienza, va bene, ci può stare, essendo lui uno psicologo, quel che è, quindi si basa più su quello che può capire lui stesso e ciò che si può capire con la logica. La religione non significa nulla per me, cioè la vedo un po' come una risposta del cazzo da dare. Cioè, perché va bene, può non significare nulla per te, ma può significare per gli altri. Dio quando decide se condannarti o meno, schiliscio. Non sono un uomo di fede. Non ho ancora trovato una religione che mi dia le risposte che cerco. Capisco. Sembri così sicuro, confessa il tuo credo. Ho beccato un achievement! Ho beccato un achievement! Domanda tecnica, quanto era raro questo achievement da beccare? No, 41,8, magari è qualcosa di scriptato. Magari era qualcosa di scriptato, però va bene. Ma la GIF di Tammy continuava a muoversi mentre io stavo giocando, cosa? Perché per un attimo mi sa che era ferma. Vabbè, ogni tanto succede qualcosa. Matteo, se ogni tanto ti accorgi che per qualche motivo la GIF si ferma, dimmelo. Comunque, non ci ho fatto caso. Facciamo una passeggiata lungo il lago. Da quella posizione potremo contemplare la bellezza dell'isola mentre chiacchieriamo. Per i sempliciotti, le paludi di questa valle sono una sorgente di storie terrificanti. Chi di noi ha avuto il beneficio di una cultura approfondita considera quelle storie come niente più che distrazioni. Siamo al sicuro da idee del genere. Sappiamo che quelle storie non sono altro che superstizioni. Ma come possiamo essere così sicuri che nella fitta nebbia che emerge dalle acque stagnanti non vi sia un passaggio per altri mondi? E se i rumori che sentiamo provenire dai canneti durante le notti più buie non fossero altro che i canti di ciò che abita nei nostri incubi peggiori? Molti degli dei che gli uomini hanno adorato per millenni giacciono ora sepolti nella fossa comune dell'oblio. A Elysmore manteniamo vive le nostre tradizioni. Oh! Ovviamente cambiano, così come cambiano i tempi. Ma mantengono intatta la loro essenza. Sono le nostre radici, dottore. Devo assentarmi, in quanto la mia presenza è richiesta per iniziare i riti della riunione. Prego, sentitevi libero di continuare da solo la passeggiata. Il villaggio è proprio dietro quelle colline. Come dicevo poc'anzi, potreste trovare interessante parlare con Miss Foster. È un'esperta nella storia di Elysmore. Spesso si attarda a lavorare nella scuola, l'edificio esattamente al lato opposto della banchina. È stato un piacere conoscervi. Arrivederci, dottor Wakefield. È
È stato un piacere, Lord Donnan. Un vecchio barile è rinato sulla spiaggia. C'è scritto su olio minerale con della vernice. È sigillato. Non penso di poterci fare qualcosa. Oh, rabbia. L'acqua della palude è scura e torbida. Un vecchio recinto rotto. Ok, le colline. E sono tornato qua. Uguale. Sarebbe stato carino se anche le nuvole dietro si muovessero. Sarebbe stato un dettaglio carino. Oddio, questo sembra una faccia. Questa roba qua sembra una faccia. Chi cazzo sei tu? Bro, noi abbiamo già visto un tizio così. Mi ricorda tipo che la maschera da topo. Salve, buonasera. Alula. Sì, è Alula. È Alula cosplay, però 1800. Mi scusi? Ah, salve, il mio nome è Wakefield. Ciao. Cosa stai disegnando? Cosa stai disegnando per terra? È un simbolo, non un disegno. Un simbolo? E che significa? È la verità definitiva che ci proteggerà dagli abitatori della palude. Ma non c'è permesso di pronunciarne il nome ad alta voce. Gli abitatori della palude. Chi sono? Sono spaventosi. Mia zia Kathleen dice che sono gente molto cattiva. Non li puoi vedere, ma li puoi sentire in mezzo ai canneti. Cercano di portarti via con loro. È per questo che non possiamo venire qui da soli. Dobbiamo sempre portare qualcuno con noi. Ok. Devo andare, arrivederci. Arrivederci. Lui non parla. Lui non parla. Lui è troppo figo per poter parlare. Un gruppo di rocce frastagliate. Ok. Se cado dentro questo buco, penso anche solo a tutte le possibilità di cose che possono accadere. Sicuramente mi risveglierò accanto a un fiorellino dorato che parla se mi butto qua dentro. Wakefield, non ti avvicinare troppo. Wakefield, non fare minchiate. Wakefield, non fare. Lo so bene, ti sei spoilerato. Ho lui che mi parla dall'alto. Ho lui che mi parla dall'alto, Matteo. Sento rumori molto brutti provenire da quel cazzo di buco. Wakefield, non fare cose di cui potresti pentirti. C'è un enorme buco davanti a me. Dal suo interno proviene uno spiffero freddo e minaccioso che mi fa venire i brividi alla schiena e mi fa sentire a disagio. A una mente superstiziosa può sembrare un passaggio per un altro mondo. Stacci lontano, non camminare tanto sul bordo. Sembra che questo luogo sia ciò che rimane di un tempio antico, dedicato a qualche divinità sconosciuta. Non credo funzionerà mai, ma. Wakefield, quanta cazzo di ansia mi metti a camminare così vicino a quel cazzo di buco infernale? Non posso guardare il disegno che fanno i due bambini, va bene. Ok,
Questa barca qui, questo pezzo di legno, non posso guardarlo, va bene. Come arrivo laggiù? Immagino debba fare il giro dell'isola. Presumo. Dall'altro lato, quindi. Fammi rivedere il villaggio prima di andare al maniero. Il cimitero è aperto, quindi fammi vedere cosa c'è ora. Torno subito, ok. Accadrà di tutto in quei 2 minuti che non ci sei. Un piccolo mausoleo. C'è una piccola fessura nella porta. Potrei riuscire a spiarci attraverso. Buonasera. All'interno una candela proietta una luce fioca. Riesco a distinguere la statua di un uomo incappucciato. Sento anche qualcuno che sussurra. No, non posso morire. Non ancora. Non senza la conoscenza. Capire gli dèi è così terribilmente impensabile. Come possiamo vivere? Solo di fede. No, zitto. Ciò che cerco è la conoscenza, non la fede o mere supposizioni. No, nessun uomo può affrontare la morte senza credere che ci sia qualcosa dall'altra parte. Sì, hai ragione. Ora capisco. Ok. Ok, va bene. In mezzo al cimitero c'è un vecchio ontano che gli autoctoni chiamano Feranog. Feranog. Oh, Feranog. Però. Feranog. Feranog. Feranog, Feranog. Sono le 10:42, non posso pensare a queste cose. Feranog. Feranog. Onta, ontano però. Credo ontano si dica. Vabbè. Ci sono molte lanterne che penzolano dai rami. Non so per quale scopo. Forse per fare luce? No. L'epitaffio sulla lapide è scritto in gaelico e le ombre proiettate dalle lanterne rendono le lettere ancora più misteriose. Everything is fucking rule of rose. It's all rule of rose. Wait, it's all rule of rose. Always has been. Quest'uomo nasconde il suo volto dietro una maschera da volpe. Mormora qualcosa all'unisono con gli altri. Una silenziosa preghiera che non riesco a comprendere. Scitteroni, sì. Questa donna nasconde il suo volto dietro una maschera da toro. Ok, lei è una maschera da toro. Credo che stessero seppellendo degli specchi in un buco nel terreno. Che usanza curiosa. In piedi in mezzo agli altri c'è un uomo dal volto coperto da una maschera da lupo. C'è qualcosa di familiare in lui. Maschera da cervo. Maschera da tasso.
Ok, lei è l'insegnante, sì. Un cestino della spazzatura pieno di cartacce, su una di queste c'è un disegno. Prendiamola. È il disegno di un bambino. Sembra che ci siano un villaggio, un lago e una specie di creatura. Ok. Le finestre sono aperte, permettendo uno spiffero freddo di entrare. Allora, sicuro parlare con la maestra è quello che mi serve per andare avanti, quindi. Oh. Where the fuck am I? Qualunque sia la resistenza della struttura, prima o poi tutte le cose soccombono al passare del tempo. Ma non so dire se è devastare questo luogo, se è stato il passare degli anni o qualcos'altro. Cuccetta. Una cuccia per cani vuota. Sembra che non ci dorma nessuno da parecchi anni. Una vecchia barca a remi piena di acqua stagnante. C'è qualcosa che affiora dall'acqua. Un ombrello consumato dall'uso. Non pare che debba piovere a breve, ma potrebbe servirmi per qualcosa. Un ombrello. Ok, questo qui è per non fare il giro. Ok. Abbiamo un ombrello, un ingranaggio e un disegno. Buonasera, a cosa devo il piacere? Come potete vedere, sono una donna impegnata. Il mio nome è Dottor Wakefield. Sono venuto a Ellismore per trovare un po' di riposo. Lord Donan mi ha detto che avrei potuto trovarvi qui. Avete conosciuto Lord Donan? È da parecchio tempo che non lo vedo qui al villaggio. Spero che stia bene. Sed mille failed. Dottor Wakefield, benvenuto a Ellismore. Matteo, il francese me lo traduci tu, vero? Lord Donnan. E quindi è da molto che non vedete Lord Donnan? Per quanto ne so, nessuno lo ha più visto da allora. Beh, in fondo è da qualche settimana appena. Ora che il festival è iniziato, forse avrà la giusta motivazione per unirsi a noi al villaggio. Che è successo? È successo qualcosa qualche settimana fa? Benvenuto, ha detto, grazie. Oh, è stato qualcosa di terribile. Kieran, il suo unico figlio, è scomparso senza lasciare traccia. Era andato a giocare sulle colline e all'improvviso è sparito. Nessuno l'ha più visto. Buon Dio. E dite che non è ancora stato trovato? Com'è possibile? Abbiamo passato il setaccio l'isola tutti insieme, ma non l'abbiamo trovato da nessuna parte. Parlatemi di Kieran. Cosa potete dirmi sulla scomparsa di Kieran? Posso solo dirvi che era un bambino irrequieto. Che amava esplorare le zone solitarie. Potresti saperne di più chiedendo ai suoi compagni. Il suo banco è nell'angolo in fondo. Il Festival della Riunione. Cosa sapete dirmi di questo festival così particolare? Dunque, il festival ha luogo quando la costellazione della Riunione diventa visibile nel cielo. Durante quelle notti, spiriti e creature oscure cavalcano i venti che soffiano dalle colline. Come avrete visto, al tramonto gli abitanti del villaggio indossano delle maschere. Lo fanno affinché gli spiriti non li riconoscano e non li portino via, nelle profondità delle loro caverne sotterranee. Le persone al cimitero. C'era un gruppo di persone mascherate al cimitero. Era parte del festival? Sì, era uno dei primi riti della riunione, un rito molto importante. Come dicevo, le persone si vestono in modo da proteggersi da coloro che verranno. Ma non è abbastanza.
visto che gli specchi in cui si sono guardati mentre si scambiavano... Aspetta. Visto che gli specchi in cui si sono guardati mentre si scambiavano... Mentre si cambiavano, conoscono le loro... Posso farcela. Visto che gli specchi in cui si sono guardati mentre si cambiavano, conoscono le loro identità, vengono seppelliti vicino al vecchio Feranog. Le radici di quell'albero si estendono in entrambi i mondi e quindi tengono al sicuro gli specchi. Le tradizioni di Elismore. Lord Donnan ha detto che siete un'esperta del folklore dell'isola. Ah sì? Ha detto così? Beh, non mi definirei propriamente un'esperta, ma ho vissuto qui ad Elismore più a lungo di chiunque altro e ho sentito la mia buona dose di storie e leggende che riguardano l'altra parte e i suoi abitanti. Chiedi notizie del Cronemedan. Posso farvi una domanda, Miss Foster? Sì, naturalmente. Conoscete il significato della parola Cronemedan? Sì, è una parola molto insolita. Molto, molto insolita. Il Cronemedan è il santuario del deforme. È un luogo maledetto, la dimora del diavolo. Me la ricordo dalle favole che mi raccontavano da piccola. Naturalmente, quelle storie erano inventate dai nostri nonni per spaventarci e proteggerci dai pericoli. Per favore, raccontatemi la storia. Potreste raccontarmi la storia del Cronemedan? Va bene. C'è un buco sulle colline, non molto lontano dal villaggio. Un buco così profondo e buio che non è possibile vederne il fondo. La gente del luogo è convinta che nelle sue profondità viva un vecchio serpente affamato di carne umana, il Deforme. Tanto tempo fa i nostri antenati lanciavano bestiame all'interno del buco per placare la fama del Deforme. Tuttavia, quella tradizione è stata abbandonata da molto tempo, quindi è meglio per voi evitare di avvicinarvi troppo al buco. Si dice che l'ultima dei Light Sand avesse sfidato il deforme avvicinandosi al bordo del buco, tenendo in mano un amuleto di ferro. Tutti sanno che gli esseri dall'altra parte temono il ferro, quindi le imprecazioni e le urla della giovane Light Sand non ricevettero risposta immediata. Ma qualche notte dopo, la casa dei Light Sand fu, in se dei Light Sand fu incenerita da un tremendo incendio, mettendo fine alla vecchia famiglia. Il disegno che abbiamo visto. Devo andare. È stato un piacere. Il piacere è stato mio. Godetevi la vostra permanenza, Elismore. È il disegno che abbiamo visto noi. La casetta, il lago, il buco, il villaggetto e la creatura serpente alata che dà fuoco alla casa. Lì ci sono delle montagne. Una gigantesca creatura serpente. Non è mai stato specificato che il serpente abbia delle ali oppure no. Aiuto, che aspetto aveva il mostro che avevamo visto alla fine dello scorso episodio? Che aspetto aveva? Era un ragnone, ok. Un vecchio ombrello rovinato, inutilizzabile. Balleranno attorno alla tana. Attorno alla tana canteranno. Dentro è freddo come l'inverno. Non avvicinarti troppo. Non avvicinarti troppo. Oppure ti tireranno dentro. Io spero. Se questa cosa è importante, spero sia stata tradotta bene. Perché mi sono capitati troppi enigmi tradotti effettivamente male. L'immagine di una donna snella, forse una dea, che indossa un vestito nero. Uno stormo di corvi le vola intorno. C'è scritto un nome. Bad Bekatha. Uno scaffale di libri artigianali dai titoli sconosciuti. Gran parte di essi parla di strani rituali. Un foglio di carta con dei cerchi neri.
C'è una vite, i resti di un insetto e alcuni disegni incisi sul legno. Porterò con me la vite, potrebbe tornarmi utile. Stella, 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 luna. Vite. È un pezzo di un meccanismo molto grande. Ah. Sono qua. Ok. I due serpenti che avevamo visto, tutti gli abitanti del villaggio sono spariti. Il mosaico con i serpenti che avevamo visto. Fammi provare a tornare al molo. Al molo? Ho detto mollo. C'è una bottiglia che galleggia nell'acqua. È avvolta dalle alghe ed è fuori portata. Mi sembra che ci sia qualcosa all'interno. Ombrello. Bella, mi è piaciuta la Sprite. C'è un foglio di carta arrotolato dentro la bottiglia. Gli dèi rimangono in silenzio quando scende la nebbia. Potremmo anche cercare il re oltre le nuvole, ma troveremo la regina con una corona fiammeggiante. Una bottiglia, ammaccata e gelida a causa del tempo trascorso in mare. Abbiamo una bottiglia, una vite, un ingranaggio e un disegno. Fammi tornare al maniero. Ecco, ora si può controllare bene. Sembra essere Atena, dea della saggezza, della guerra e delle arti. Indossa un'armatura, a quanto pare è pronta per la guerra. Questa statua ha l'aria molto antica, dall'aspetto direi che risale all'antica Roma. Questa era. È una delle nuove biciclette basse. Ancora non capisco come riescono a mantenersi in equilibrio con delle ruote così piccole. Ma manca una ruota a questa bici. Manca una ruota ed è la stessa che avevamo trovato alla scuola, no? Potrei trovare il modo di aggiustare questa catena. Gli manca un anello. Le ruote di questa bicicletta non gireranno senza una catena funzionante. Il rumore dell'altalena, mossa dolcemente dal vento, è l'unica cosa che rompe il silenzio. La ruota del mulino. Qualcosa le impedisce di girare. Uno strano meccanismo che parte dall'asta della ruota del mulino ed entra nell'edificio. Sembra che gli manchi un pezzo. Aspettiamo un momento ad interagire con roba. Per ora esploriamo e basta. L'episodio di oggi, fin tanto che possibile, facciamo solo esplorazione. Kieran's Playroom. Sulla porta c'è scritto Stanza dei giochi di Kieran, con lettere dipinte a mano. La porta è chiusa. Stella e mezzaluna. Sembra che il meccanismo abbia iniziato a funzionare. La ruota idraulica ha ripreso a funzionare. E qua?
Non ancora. Però qualcosa l'ho fatto, perché io ho attivato il mulino. Non vedo come potrebbe essere d'aiuto, effettivamente sì, hai ragione. Va bene, te lo concedo. Ok, bello, anche l'ombra dell'altalena si muove. Mi piace questo dettaglio. Però, perché la ruota mancante stava alla scuola e non qui? La porta è chiusa, la villa è buia e vuota. Quindi a cosa mi è servito? A cosa mi è servito attivare il mulino? Perché ho attivato il mulino, ma la domanda è perché? Che cosa ho fatto attivando il mulino? Trollato, trollato per che cosa, scusa? Cosa posso aver fatto? Trollato dal gioco, sì, ma how? Cosa può aver fatto il gioco per trollarmi, scusami? Non c'è nient'altro di interessante. Mi fai vedere qua. Un foglio di carta con dei cerchi neri. Posso guardarlo più volte. Lo posso guardare più volte. Quindi vuol dire che prima o poi dovrò usarci qualcosa. Aiuto, che sonno mi sta prendendo, ti giuro. Mi piace il mio riflesso nell'acqua all'interno della barca, che però è mosso sempre da quella gocciolina strana. Allora, secondo me devo andare dove c'è il fosso infernale. Le colline. Nulla. Te? Conoscevi Kieran? Eri amico di Kieran? Era simpatico, ma giocare non gli piaceva più di tanto. Gli piaceva di più andare in giro da solo per le colline. Kieran non aveva paura. Non aveva paura degli abitatori della palude. Abitanti, forse abitatori è un po' strana come termine. No, diceva di averli visti e che non erano così spaventosi come diceva la zia. Penso che sia per questo motivo che l'hanno portato via con loro. Pensi che gli abitatori della palude lo abbiano portato via? Sì, sicuramente. Prima di sparire ci ha detto che aveva trovato un tesoro, un disco con un disegno molto bello. Lo aveva preso dalla vecchia casa sulle colline. Forse gli abitatori della palude lo volevano. Ok. Devo andare, arrivederci. Arrivederci. Un disco? Ci sta meglio abitatori di abitanti. Qual è effettivamente la differenza fra abitatori e abitanti? Un disco. Abitatori dà più l'idea di qualcosa di non umano.
A caso, perché no? La vecchia casa in cima alla collina. La vecchia casa in cima alla collina. Cioè, la vecchia casa in cima alla collina, se non abbiamo altre location, mi viene in mente il maniero. Però, un disco. Un disco. La bicicletta. Però questo non può essere aperto. Luna e stella. Luna e stella. Qualcosa devo poterlo fare con questo affare. È stato già aggiustato. No, aspetta, non è questo quello che volevo vedere. Allora, aspetta. Sveglia. Cerca di ragionare. Casette, fosso. Altre casette, albero. Barca. La casa di quelli che ha preso fuoco. Ho due idee. Il bambino non sembra interessato. Nella scuola ho trovato questo disegno. È tuo? Quello? No, l'ha fatto Kieran molto tempo fa. Il disegno di Kieran potrebbe contenere un indizio su dove si trova. La casa in fiamme. Cos'è questo? Quello è il deforme. Dicono che un abitante del villaggio lo abbia sfidato e il giorno dopo la sua casa è bruciata fino alle fondamenta. La sua casa! Dicono che fosse stato il deforme per vendicarsi. È la casa dove Kieran ha trovato il tesoro. Sai come arrivarci? Certo, è facile. Let's go. Bastava mostrare il disegno al ragazzino. Però ora volevo la lore anche su quelle altre cose, che palle. E devo andare.
Io pretendo che lui stia zitto fino alla fine, che non dica un cazzo di niente. La casa isolata, vai. Puttana miseria, che cazzo sei tu? Una statua di Vinimi provvista di un paio di corna animali. I rametti sembrano freschi. Deve essere la casa di cui mi parlava quel bambino. Kieran era venuto qui poco prima della sua scomparsa. Una cassetta delle lettere. La busta è molto vecchia. C'è il timbro restituita al mittente e c'è una lettera all'interno. Caro cugino, non sono in gran forma. Ti chiedo di non cercare più di contattarmi qui a Lismore. Né ora, né mai più. Per favore, tieni l'anello della nonna. Credo che avrebbe voluto che lo tenessi tu. Tua per sempre, Brigid. C'è qualcos'altro nella busta. Un anello di ferro. Questo lo mettiamo qui alla catena. Sicuro. Un sottile anellino di ferro. Aspettiamo un secondo, ma per me va alla catena. Una botola di metallo. Sembra che porti una specie di cantina. Oh. Non pensavo si aprisse ora. Ecco che questa cantina una volta ospitasse una libreria. Sembra che non abbia bruciato intensamente come il resto della casa. Ciononostante, pochi oggetti sono rimasti integri. Questo tavolo è stato capovolto. Resti di libri bruciati dal fuoco. La maggior parte delle pagine sono incenerite o annerite, rendendo il testo illeggibile. Un comune trapano a mano da falegname. Uno strumento del genere serve per fare buchi nel legno. No, ma davvero? Potrebbe tornarmi utile più tardi. Va bene. Come vuoi. Va bene, Wakefield. Un baule ornato. Il suo interno non è stato toccato dall'incendio. Probabilmente è stato aperto molto tempo dopo che l'incendio si era estinto. C'è un diario all'interno. Noto che c'è anche un letto lì, eh. È firmato Brigid Lightsand. Mancano parecchie pagine verso la fine. Un bel lettino, eh sì. Brigid. Lightsand, è la tipa di cui ci aveva parlato l'insegnante, sì. 7 agosto 1801. Le parole non possono descrivere adeguatamente la gratitudine che provo per l'eredità della zia Meir. Che la sua buona anima riposi in pace. Questa casa è proprio ciò che mi serve per rilassare i nervi dopo i ritmi di vita estenuanti di Dublino. 10 settembre 1801. Non avrei mai pensato di trovare una libreria così eccezionale nascosta nella cantina. Contiene pa parecchi volumi magnifici sulle tradizioni più pittoresche della nostra terra. 23 settembre 1801. Ho trovato i diari della zia Meir vicino a uno strano disco di ferro, ma i contenuti del diario erano scioccanti. Cosa può essere accaduto per spingere la cara vecchia Meir a scrivere cose del genere? Quel dannato posto di cui parla. Devo sapere se esiste veramente. Sono decisa a indagare nella nostra cripta di famiglia. È prudente aspettare il tramonto prima di mettersi in marcia verso il capo più a nord, in modo da non essere vista. 25 settembre 1801. L'abbazia è talmente in rovina che è stato quasi impossibile trovare il dipinto murario nelle tenebre. Fortunatamente una luce fioca risplendeva attraverso un buco nel muro, illuminando il volto della sentinella.
Teneramente potremmo dover fare un buco nel muro. Credo che ci sia bisogno del disco di ferro della zia Mary per aprire il passaggio segreto. 10 ottobre 1801. E questo è il retaggio dei Lightsand. Non lo posso sopportare oltre. Il fuoco porrà fine a questo sacrilegio e purificherà la terra dalla maledizione della nostra famiglia. E se il fuoco non dovesse essere sufficiente, che questa testimonianza serva da monito. Miss Lightsand deve aver scoperto qualcosa di ripugnante nella cripta della sua famiglia. Se riesco a scoprire cos'era, potrei sapere qualcosa di più sul Crone Medan. Il mio intuito mi dice di agire stanotte stessa, o sarà troppo tardi. La vecchia abbazia. Ha dato fuoco alla villa lei stessa. Sembra che questo lato della cantina sia crollato durante l'incendio. Sì, ma sembra una specie di letto di fortuna. Che Kieran dormisse in questo posto terribilmente solitario. Ok, tutto quello che vuoi, ma a che scopo aggiustare la bicicletta? Ingranaggio. E se fosse... Salve. Teoria del cazzo. La statua di Vini mi sta bruciando. Chi è stato? Teoria del cazzo, Matteo. Ma... E se fosse... questo ingranaggio, il famoso disco di metallo di cui parlavano? Fammi fare una cosa prima. Fammi tornare un momento al villaggio. Voglio controllare una cosa. Madeleine Squash. Madeleine Squash, a caso. Ah, sto iniziando ad addormentarmi. Sono andati tutti via. Preferisco non interferire con delle tradizioni che non conosco ancora appieno. Bravo! Wakefield è una persona intelligente. Non conosco queste tradizioni, è bene che non mi faccia i cazzi degli altri. È giusto così? Perché dovrei farmi i cazzi degli altri? Cioè, sì, Wakefield può farsi i cazzi degli altri, ma fino a un certo punto. Pensavo magari potessi fare dei buchi, non lo so. Fermo. Speravo che perché non ci fosse la maestra, magari potevo prendere qualche cosetta da lì. La ruota, me la fai vedere? Non posso prenderla. Sto percependo l'abbiocco. E invece, eh già, invece non ci si può andare, non si può prendere. Ai ai ai. Oh no, c'è un altro. La statua di Vini mi si erge come un guardiano silenzioso. La sua presenza mi mette a disagio, come se avessi violato un terreno proibito.
Signore, senta, io non do fastidio a lei, lei non dà fastidio a me, va bene? Deve essere la vecchia abbazia che Brigid Lightsend ha descritto nel suo diario. Che il Cronemedan si trovi qui. Brigid ha parlato di una luce fioca, ma qui vedo solo tenebre. C'è anche un faro lassù, che non ci possiamo andare per qualche ragione. C'è un Amungus in cima, c'è un Amungus! La cupola sembra risalire all'epoca romana, è in condizioni migliori rispetto alle altre rovine. Bottiglia, a caso. L'anello si incastra nella catena alla perfezione. Mi spiace usare l'anello della nonna di Brigid in un modo così poco consono. Tuttavia, ora potrei riuscire ad aggiustare la bicicletta. Cioè, quindi tu mi vieni a dire che la bicicletta non potevo prendere l'altra ruota prima perché non avevo messo la catena. Ok. Ahia, che mi sto prendendo sonno. No, Matteo, mi sa che fra poco ci tocca staccare per causa di forza maggiore. Aggiustiamo la bicicletta e poi mi sa che si stacca. Domanda semplice, ma immagino di sapere già la risposta. Quanto manca alla fine dell'episodio? Le ruote sono troppo consumate, non vedo come potrei pedalare in sicurezza. Ma almeno la catena si muove. Che cazzo era quel rumore? No, soprattutto la domanda seria, Wakefield, è come ti muovi se manca la ruota davanti? Coglione. Non posso usare il trapano per aprire la porta. Ok. Va bene, e che cazzo fo? Era qua per figura sto suono. No, bro. La statua romana è in terra, a pezzi. Distruggere in questo modo una statua così antica. Che sia davvero parte del festival anche questo, non credo. La statua romana è stata battuta e sostituita da una statua di Vimini. Però, amico fra, il gioco è bello quando dura poco, eh. Ok, quindi. Forse so cosa devo fare. So cosa fare. In qualche modo ho avuto un'illuminazione. Non so cosa potrà servirmi, ma ho pensato che posso farlo. Potrei riuscire a fare un buco nel barile usando questo trapano a mano. Ora che c'è un buco nel barile, devo solo spingere un po' la bottiglia e sono riuscito a riempirla d'olio.
Ok. Ho una bottiglia d'olio minerale. Olio minerale. Che cosa me ne faccio adesso? A parte infilarmelo lì dietro? È una bellissima domanda. È una bellissima domanda. Non so minimamente cosa farci con quest'olio. Nerku. Ma Nerku. Sai che sono venuto qua nel villaggio soltanto perché non so cosa fare. L'alternativa era usare Nikku. L'alternativa era usare il trapano se non funzionava laggiù, qui, su questa finestra qua. Riesco ancora a vedere le colline alla luce del tramonto, ok? Insomma, aspetta. Con questa visione. Oh. Io direi che con questa visione possiamo anche staccare. Io direi che possiamo farlo. Sono troppo stanco. Sono troppo stanco. Mi sta prendendo l'abbiocco, Matteo. Ho troppo sonno. Sì, Anna, anche perché in questo momento. Ah. Allora, l'ingranaggio è palesemente una cosa che dobbiamo usare a fine. E in questo momento io non ho le facoltà per capire dove possiamo usare una bottiglia d'oro. Una bottiglia d'oro, di olio. So solo che abbiamo una boccetta d'olio. Non ho la minima idea di dove dobbiamo usarla. Bevi. Non credo di poterla bere. Sicuramente. Non accadrà assolutamente nulla di brutto se bevo dell'acido cloridrico. Alla salute. Grazie. Flavio, grazie per avermi dato una mano. Senza di te chissà dove sarei. Ah. Ai ai ai. Grazie, Flavio. Sei il mio migliore amico per davvero. Ah! Mi sono fatto la bua. Mi sono fatto la bua. Karma. Karma di che cosa? Ma vai a cacare. Ho messo il gomito male sul bracciolo. Ho scivolato, abbattuto sulla scrivania. Au. Mi sono fatto la bua. È bellissimo, Matteo, che nonostante ci sia solo tu riesci a intrattenermi. Grazie, sei una persona d'oro. Oh. Ok. No, davvero, io direi che possiamo staccare. Esc. Se faccio torno al menu principale, dovrebbe salvarmi i progressi. Spero. Esci. Esci. Oh, perfetto. A posto. Oh.
Io direi che possiamo anche fermarci qua. Direi che siamo a posto. Noto ora che la zampa a sinistra anteriore di Temmi, che in realtà sarebbe la sua zampa destra anteriore, è un po' strana alla base, ma vabbè. No, Matteo, io questo affare qui devo a tutti i costi renderlo una emote. Sotto tutti gli aspetti possibili. Devo riuscire a renderlo una emote. Ah. Ai ai ai. Lo farò probabilmente di metterla su Better Twitch TV, ma non adesso, non adesso. Domanda, Matteo. Credo tu mi avessi detto di no. Ci saresti domani pomeriggio per indie casuali? Ma a parte mi sa che la maggior parte della gente domani pomeriggio non c'è. Ok, tu non ci sei. Alex credo avesse detto. Forse Alex c'era, ma. lo ripeto. Thank you, but I'm not interested. Io direi che possiamo andare a letto, Matteo. Direi che possiamo andare a letto, ho un sacco sonno. Banna banna, se si ripresenta la prossima volta, non lo vuoi. Magari aspetto. Tanto non parla inglese, aspetto che finisca la live e poi lo banno. Matteo, tanto mi conosci, sono anche troppo buono io. Sono anche troppo buono. Però va bene. Posso dire che di questa GIF mi piace anche proprio lo stile grafico con cui è venuta fuori. Mi piace anche lo stile grafico con cui è venuta fuori. Secondo me si sposa bene. Ah. Sì. Cioè, perché guarda, tanto alla fin fine... Guarda, tanto è così. Così... Secondo me graficamente ci sta molto bene. Si sposano molto bene con l'ambiente. Perché tanto la città è un po' tutto un incastrone. Sì, va bene, magari ingigantisco anche un po' troppo, ma tanto siamo a fine live, ce lo possiamo permettere. Lo Skeleton, sono contentissimo di come lo abbia disegnato. Mi è venuto veramente, veramente bene lo Skeleton. Ah. E secondo me a livello di colori ci sta tutto. Boh, non lo so, Matteo. Ti ripeto. Ci si può pensare, ma non adesso. Non oggi alle 11:30 di sera che non so come fare a stare sveglio. Io devo ancora scrivere il riassunto di oggi, il sogno che ho fatto oggi e fare Noel postaggio. La metto io. Ripeto. Ne parliamo la prossima volta. Però quanto mi piace questa GIF che ho realizzato. Dobbiamo assolutamente renderla una emote. Temmi twerk, non lo so. Forse se scrivi twerk, secondo me non so se va bene, però. Tem qualcosa si può fare. Vedremo, vedremo. Se ne parlerà la prossima volta. Quindi, Matteo, un bacione, grazie per esserci stato, per quanto fosse una live molto, molto chill. Però, ci vediamo domani sera alla Sala Blu per. L'uomo che uccise Don Chisciotte. Ciao, ti voglio bene. Ripeto, ne riparliamo. Speravo che tu ci fossi, così ti davo direttamente i soldi del regalo. Quindi, vabbè, pazienza. Vabbè, te li rendo direttamente domenica. Te li rendo domenica direttamente. Quindi, buongiorno. Buongiorno. Ah, aspetta. È importante, se no scrivimi direttamente su te. Se non è importantissimo, scrivimi direttamente su Telegram, almeno stacco direttamente la live. Ok, tanto
Vabbè, tranquillo, scrivimi su Telegram. Io stacco la live. Un bacione anche per i VOD friend che magari sono arrivati fino a questo punto. E tanti saluti. Bye bye.